Sara Simeoni, anni fa, è diventata campionessa di salto in alto. Per l'occasione le scrissi questa lettera. Carissima Sara, oggi ho assistito al tuo salto mondiale, con l'asticella a 2 metri e 1 centimetro. Brava, mi sono commosso con te, non solo per l'esultanza dei tuoi ammiratori e di tutta l'Italia, ma anche per la gioia schietta e umile. Sono certo che se sei diventata mondiale è grazie agli ostacoli, asticelle, che il tuo allenatore ha sempre messo davanti alla tua corsa. Ti ringrazio di aver sempre perseverato a saltare anche quando non ti riusciva nessun salto. Eri conscia che ad ogni sbaglio l'importante è cominciare da capo. Hai constatato che saper ricominciare sempre non significa azzerare il passato, ma compiere un nuovo gradino verso l'alto. E del resto, anche se l'asticella cadeva, in quel salto avevi già fatto l'esercizio e ciò corrispondeva ai piani del tuo allenatore. Per cui mi sembra di poterti dire che sei diventata campionessa del mondo più con i salti sbagliati che con quelli indovinati, con il vantaggio che i salti sbagliati ti hanno dato il vero senso del tuo limite, mettendoti nella giusta e saggia umiltà. Ed è proprio l'umiltà che dona all'atleta la spinta al continuo esercizio e lo slancio a donare ad ogni tentativo il meglio di sé. Ti ringrazio, perché a me cristiano tu insegni a non contrariarmi di fronte ai 1000 fallimenti della vita e a non prendermela con Dio, mio allenatore, per i 1000 ostacoli che mi fa trovare sul mio cammino. Mi fai capire di non perdermi mai di coraggio di fronte alle asticelle troppo alte per le mie forze, ma superabili con Lui, e che la più grande saggezza è sempre cominciare da capo. È il continuo esercizio di fiducia in Lui che ci dà forza. Nella pista di Dio ogni ostacolo è una pedana di lancio. Nello stadio di Dio chi gareggia ha già vinto. Ciao, Padre Andrea.